346-6444. In collaborazione con 4Fit Wellness Club in Albaro. Per informazioni 010 8593 001 oppure 393 444 6444. La tua squadra ha vinto? Festeggia da New Cocktail. La tua squadra ha perso? Consolati da New Cocktail. Il bar per tutte le occasioni. Solo da noi puoi assaggiare lo Shark Green, un po' mojito e un po' rum cooler, ma anche tutti gli aperitivi nazionali ed esteri. E poi salatini, pizzette, focaccia, primi e secondi. Ogni 10 caffè ne bevi uno gratis. Potrai partecipare alle feste della birra, dello spumante. New Cocktail sta una nuova gestione. Corso De Stefanis 109 Rosso. Siamo anche su Facebook. New Cocktail, se ci conosci, non ci molli più. Giga Joe è l'oasi dei giocattoli a San Pier d'Arena. Prendete via Cantore verso Genova, poi girate a destra in via Castelli, 10 metri siete arrivati. Giga Joe, l'oasi dei giocattoli, via d'Aste 43 Rosso a Genova. Telefono 010 41 15 66. Prendendo via Cantore verso Genova, girate a destra in via Castelli. Non potete sbagliare. Carmignano Hi-Fi, monitor e DVD, navigatori satellitari di ultima generazione, antifurti, allestimenti tuning neon personalizzati e naturalmente vendita e assistenza di autoradio delle migliori marche. Carmignano Hi-Fi, il suono fedele della tua auto. Lo sapevate che Villa Fieschi è ora anche ristorante pizzeria? Potrete gustare in un'atmosfera d'altri tempi 43 tipi di pizza, quella speciale con impasto integrale, focaccia tipo lecco, farinata, ma anche pesce e carne alla brace. Villa Fieschi a Lavagna in via Arezza 12, ricevimenti e banchetti, parcheggio riservato, aperti tutte le sere. Telefono 0185 30 44 00, www.hotelvillafieschi.it. Il paradiso dei buongustai ti aspetta. Focaccellini a Pegli in via Martiri della Libertà. Focaccia, pizza, farinata, piatti fatti in casa. Focaccia al formaggio, pane con l'oliva, l'uvetta di patate, torte di verdura, dolci, brioche. Focaccellini a Pegli, aperto con orario continuato dalle 7.30 alle 20, il sabato fino alle 13.30. Fatti venire l'acquolina in bocca, ti aspettiamo. Attenzione, i ladri stanno entrando in casa tua e tu non ci sei. Niente paura, hai appena acquistato da CM Casa Sicura Protect la nebbia di sicurezza. Ed eccola in azione, i ladri devono scappare di corsa. Protet è veloce, pulito, sicuro, in pochi secondi riduce la visibilità a 4 cm. Se lo vuoi, rivolgiti a CM Casa Sicura Chiavari, telefono 0185 1871 805 o visita il sito www.cmcasasicura.it. Divertimento, relax, ristoro, shopping, da noi è tutto full optional. Centro commerciale Fiumara, nessuno può offrirti di più, facilmente raggiungibile con ogni mezzo. Parcheggio gratuito, alla Fiumara puoi trovare tutto per grandi e piccini. 115 negozi ti aspettano, prezzi per tutte le tasche. Al centro commerciale Fiumara è Natale tutto l'anno. Visita il nostro sito www.fiumara.net. La migliore pizza da sporto? Ma da sosta obbligata a Pegli, naturalmente. Sei a dieta, intollerante al frumento o celiaco? Da noi trovi la pizza per te, con farina integrale, di farro oppure senza glutine. Sosta obbligata a Pegli in via Parma 11 13 Rosso, telefono 010 6981 039 oppure 348 9152 500. Sosta obbligata fa anche gastronomia artigianale, organizza il catering con intrattenimento musicale per qualsiasi evento. Siamo aperti tutti i giorni dalle 17.30 alle 23. Se ami la pizza non puoi non fermarti. La migliore è da sosta obbligata a Pegli. Se sei alla Fiumara non puoi perderteli. Il Nocciolato, il Maron Caffè, il Casa Freddo. Caffetteria Orefici al centro commerciale Fiumara, primo piano. La una tappa obbligata per i golosi. Il Bauti, lo Zabba, il Monte Rosa, il Val di Non. Yogurt con frutta fresca, con cereali, gianduia e tanta buona musica. Tra un acquisto e l'altro fatti venire la voglia. Caffetteria Orefici, il paradiso della golosità. Il giovedì sera dopo l'allenamento Time, ex Giacomo, Corso Italia a Genova.
Buonasera, bentornati con Dilettantissimo, 25esima puntata, 20esima di campionato dei campionati di eccellenza, promozione, prima categoria. Andiamo subito con presentare i nostri ospiti, Matteo Scala, qua alla mia destra, con Francesco Mortola, Toni Santarelli, Claudio Novella, allenatore della Cempa, ex capolista della seconda categoria. Ancora. E poi abbiamo il nostro Giampaolo Pastorino, l'aggiornamento di seconda C, cosa sta facendo? La Siglianese sta perdendo 1-0 in casa contro il Lagaccio, è arrivata adesso la notizia del gol, commentavamo giustamente con Claudio. Svantaggio momentaneo della Rossiglianese. Giorgia, come si fa a interagire con noi? Ciao Claudio, buonasera a tutti. Come sempre il nostro numero che è in sovraimpressione, che è 393-3309-289, o anche tramite la chat di Facebook. Potete contattarci e dirci le vostre opinioni sull'andamento del campionato. Bene, pronti via, andiamo a vedere con Tecno Casa quello che è successo in seconda categoria. I tre punti vendita sono quello dello studio di Marassi, via Bobbio 240 rosso, piazza Guicciardini 8 rosso, via Ferreggiano 141 rosso, dove c'è Bomberstera che quest'oggi ha fatto una bella doppietta. Andiamo a vedere quello che è successo in seconda categoria, girone D. Girone del sabato, dove il Bargagli vince, il Multedo perde nel big match contro il Guido Mariscotti. Bargagli San Vezzana 2-0, Campi Vecchio Castagna 0-0, Mariscotti Multedo 4-1, Nervi San Giovanni Battista 0-3, Savignone Ampi 1-0, Scoferra Liguria Siri 1-3, Torriglia Burlando 2-0, Valerossa Salisolese 0-2. Giampaolo, girone combattuto questo? Questo della Disti mi prende un po' in contropiede, che non aspettavo un commento sul C, comunque nel senso la Bargagli ha vinto in casa 2-0, quindi mantiene la vetta. Bargagli no, viene scavalca il Multedo che perde appunto nel big match contro il Mariscotti, Nervi in caduta libera, due sconfitte consecutive con l'Ampi la domenica, due domeniche fa, e questa domenica 3-0 contro il San Giovanni Battista. Bisogna spendere una parola secondo me per Ivano Olmi, l'allenatore del Mariscotti, perché da quando ha preso la squadra, una squadra comunque che all'inizio del campionato era accreditata per comunque dare fastidio, ma si trovava molto indietro, ha risalito la china in maniera importante, ha travolto la capolista e secondo me potrebbe essere la vera sorpresa in questa parte finale. È vero. Anche in chiave primo posto. Abbiamo anche il filmato che riguarda il big match appunto tra Guido Mariscotti e il Multedo, poi lo andremo a vedere, mentre invece andiamo a commentare quello che è successo nel girone C. Giampaolo Pastorino, leggici i risultati, visto che sei... più Borgo Incrociati, Mura Angeli 1-2, Cep Mere 1-1, Polis Sestri 0-1, Canova Struppa 2-2, Fulgoro Ponte Decimo Campese 0-1, Rossiglianese Libraccio 0-0 primo tempo, ma abbiamo detto che adesso è in vantaggio Libraccio 1-0, Valletta Lagaccio Figempa 4-2, Ticinova Voltri 3-1. Vi aggiorneremo appunto sulla partita Rossiglianese Libraccio, Rossiglianese che quindi rimarrebbe a 42 punti se rimanesse così il risultato, mentre invece il Libraccio salirebbe a quota 22 superando la Vis Genova di Simone Maggi. Andiamo a vedere quindi i due filmati che riguardano la seconda categoria, però prima facciamo un commento con Claudio. Claudio, oggi sei venuto, insomma, una sconfitta stagionale. No, è la seconda sconfitta, la prima all'andata con la Fulgor 1-0 in casa. Oggi è stata una partita particolare contro una squadra determinata, sono tutti determinati contro di noi, non possiamo farne a meno. E diciamo che li abbiamo lasciati i primi 20 minuti, abbiamo preso un gol in contropiede, abbiamo preso il 2-0, nel secondo tempo abbiamo recuperato la partita, siamo riusciti ad andare sul 2-2, poi ingenuamente abbiamo commesso un errore, rigore, e ci siamo disuniti. Direi che il Valletta ha fatto la sua partita, si è meritato la vittoria, niente da dire. Noi dovremo adesso, già da giovedì che abbiamo recuperato la Fulgor, ripartire, anche perché poi domenica abbiamo la Rossiglianese. Peraltro Valletta che comunque è in una fase, insomma, in crescendo, un periodo che sta facendo ottimi risultati. Ha cambiato allenatore, sì, insieme a Zamparro, l'allenatore, ha preso il posto di Curcio e ha cominciato a fare dei risultati, adesso non so se per merito dell'allenatore o per che cosa, comunque ha iniziato a fare dei risultati, è una squadra quadrata, ha due ottimi giocatori che sono il centravanti, Scevola, che secondo me è un buon giocatore. Forse oltre anche di Via. E di Via, ovviamente, un giocatore che è quello sì, che si conosce, diciamo che per la categoria comunque sicuramente può fare e può dare un valido contributo al Valletta.
Andiamo a vedere due servizi che riguardano la seconda categoria? Andiamo a vedere intanto Mariscotti Multedo, il big match di giornata, confezionato per noi da Simone Maggi, con l'aiuto importantissimo di Walter Lanteri, che è il suo compagno di squadra, tra l'altro assegna quest'oggi con una splendida doppietta. E poi andiamo a vedere la Fungo e Ponte Decimo contro la Campese, servito sempre di Simone Maggi e Gianni Matteis. La capolista del girone D di seconda categoria, Multedo, fa visita alla squadra più in forma del momento. Il Mariscotti di Volmi infatti non perde da 8 turni, 5 vittorie e 3 pareggi ed è in piena corsa promozione. Numeri questi che rendono la gara dello Strinati l'assoluto big match di giornata. Sono proprio i padroni di casa a partire forte già al sesto minuto. Pipolo potrebbe far cambiare il parziale, ma è da dimenticare la conclusione del numero 8. È il Mariscotti che fa la partita e al dodicesimo Reiteri calcia una punizione dal limite sulla ribattuta ancora al numero 5 che centra la barriera. Per Deracco di Genova c'è un tocco di mano di un difensore e allora si va dal dischetto con De Salvatore che in maniera a dir poco glaciale fredda Longo, sbloccando così il risultato e capitalizzando una superiorità evidente dell'11 di Ivo Olmi. Superiorità che diventa importante anche nel risultato al minuto 24 quando sulla conclusione di Pipolo Vinciguerra ci mette il piedone, deviazione decisiva che vale 2-0, tredicesimo gol in campionato e che sembra mettere la partita in grande discesa per i suoi. Sembra però, perché neanche il tempo di annotare sui taccuini, minuto e marcatore, che Baracaraccio, imbeccato da Buffo, fa da sponda per Raiola, il numero 10 conclude di prima intenzione, trova il gol che riapre l'incontro, il minuto è il 29esimo e la gara si fa davvero bella. Non ci sta però Vinciguerra che vuole archiviare la pratica già nel primo tempo e al 40esimo non ci riesce, per questione davvero di pochi centimetri. Sotto gli occhi di Maurizio Crozza, con lo supporto tecnico preziosissimo di Walter Lanteri, bomber del Vis Genova, si apre una ripresa che vede gli Amaranto vicini subito al pareggio. La conclusione di Raiola da 25 metri è insidiosa, ma Arcidiacono non si fa sorprendere e respinge. La seconda frazione ci mette poco quindi a decollare, così come il Mariscotti, perché al dodicesimo minuto Reiteri disegna una traiettoria perfetta dalla sinistra, raccolta centroarea da Pier Vinciguerra, ancora lui, che con grande tempismo fa 3-1 e lancia messaggi al campionato e a Barile, suo coinquilino, sul trono dei bomber. A mettere il punto esclamativo sulla gara ci pensa proprio l'autore dell'assist precedente, ma se prima Reiteri ha giocato di fioretto, adesso il numero 5 gioca di spada con questo missile terra-aria che non può non finire all'incrocio dei pali. Un autentico capolavoro, quello dell'ex San Michele, che grazie a questa rete si gioca con Vinciguerra anche il titolo di Man of the Match. Proprio i due grandi protagonisti della gara vengono sostituiti a cavallo tra il 25 e il 35esimo e ovviamente vengono tributati da due utenti standing ovation. Nel finale il Multedo prova ad alleggerire il passivo con il guizzo di Sardo, ma Arcidiacono ancora una volta chiude lo specchio mettendoci anche del suo per far centrare ai suoi la seconda vittoria consecutiva, che lancia come una fionda al Mariscotti al terzo posto in classifica, a due lunghezze dal Multedo e addirittura a soli 3 punti dalla nuova capolista Bargagli. In collaborazione con Forfit Wellness Club in Albaro, per informazioni 010 8593 001 oppure 393 444 6444. Devi ripristinare le facciate del tuo palazzo? Ristrutturare un appartamento? Rifare un terrazzo? Non rischiare! Rivolgiti a persone specializzate nel settore ed il Caruso SRL, serietà, competenza e cortesia al vostro servizio. Ed il Caruso SRL, professionisti in costruzioni villette e restauro conservativo, operativi a Genova e in Liguria da 3 generazioni nel campo dell'edilizia pubblica e privata. Ed il Caruso, via Cantore 30, interno E. L'avete mai fatto nel vagone di un treno? Ma che avete capito? Una cena! Il pub Happy Hour adesso e anche ristorante e pizzeria con pasta fresca e specialità di carne. Oppure potete scegliere una cenetta intima nel vagone ristorante. Happy Hour, tantissima buona musica e a pranzo menù fisso a 10 euro. A Genova, in via Casareggi 64 Rosso. Happy Hour, di tutto e ancora di più. Here I am, a young man. Come and get me if you can. Up in my room, covered in flames. Meet me at the cinema. You can take me in your car. Lie in the back and stare at the planes. I've been hearing now. Tabac, uno striptease club unico. Attenzione, i ladri stanno entrando in casa tua e tu non ci sei. Niente paura, hai appena acquistato da CM Casa Sicura Prote la nebbia di sicurezza. Ed eccola in azione, i ladri devono scappare di corsa.
Protet è veloce, pulito, sicuro, in pochi secondi riduce la visibilità a 4 cm. Se lo vuoi, rivolgiti a CM Casa Sicura Chiavari, telefono 0185 1871 805 o visita il sito www.cmcasasicura.it. Books C, logistica editoriale, la più grossa organizzazione di vendita di libri scolastici in Liguria. Books C risolve tutti i problemi di fornitura per librerie e cartolibrerie specializzate nel settore. Books C a Genova Bolzaneto, in via Santuario Nostra Signora della Guardia 34, sopra Baby Pharma. Unica, inimitabile, in una parola sola, la migliore. Da noi ti devi fermare per forza. Sosta obbligata, la migliore pizza d'asporto di Genova, cotta nel forno a legna. E poi la farinata di pegli, la focaccia di Recco. Oltre 100 tipi di pizze consegna a domicilio. Ogni 10 pizze una in omaggio e ogni 2 pizze una bibita in regalo. Sosta obbligata a pegli in via Parma 11 13 Rosso. Telefono 010 6981 039 oppure 348 9152 500. Fatti venire la colina in bocca, ti aspettiamo. Divertimento, relax, ristoro, shopping, da noi è tutto full optional. Centro commerciale Fiumara, nessuno può offrirti di più, facilmente raggiungibile con ogni mezzo. Parcheggio gratuito, alla Fiumara puoi trovare tutto per grandi e piccini. 115 negozi ti aspettano, prezzi per tutte le tasche. Al centro commerciale Fiumara è Natale tutto l'anno. Visita il nostro sito www.fiumara.net. Eurosystem, soluzioni di pulizia industriale e compressori d'aria, vendita, assistenza e noleggio di idropulitrici, lavapavimenti, spazzatrici, aspirapolveri. Eurosystem è concessionario Carker. Vieni a visitare il nostro showroom a Genova Bolzaneto. Eurosystem, professionalità, esperienza e competenza al vostro servizio. Il giovedì sera dopo l'allenamento, Time, ex Giacomo, Corso Italia a Genova. Gara equilibrata nei primi 10 minuti, la prima iniziativa è della Fulgor con Danovaro che addomestica di petto l'invito di Rossi, ma la sua volée è imprecisa. Non passa neanche un minuto e la replica della Campese fa rima con vantaggio. Splendida la sventagliata di Amaro da destra, Patrone è lasciato colpevolmente solo in area, incornata che colpisce prima la traversa e si insacca nell'angolino basso. Poi è il 16° centro in campionato per l'esperto Bomber. Minuto 25, Rebora viene contratto al limite dalla difesa valigiana, sfera che arriva sul destro di Andrea Pastorino, la sua botta trova un Guerini perfetto per stile ma soprattutto per efficacia. La Campese torna a prendere il possesso delle operazioni, Amaro da destra cerca la testa di Federico Pastorino, Ripollino anticipa sia il centrocampista ospite sia il proprio portiere e si rifugia in angolo. Ospiti che tornano a spingere e a pochi minuti dal riposo Codreano sciupa questa ottima occasione dopo l'infinito ping pong in area. Nella noia più assoluta della ripresa filmata da Gian De Matteis e montata da Tiziana Furfaro, il primo spunto di cronaca è questo rigore reclamato con veemenza da Danovaro che frutta solamente il giallo al centro boa ex casellese. Se si considera che la seconda emozione con le virgolette a caratteri cubitali è questa punizione di Oliveri al minuto 43, l'idea di un secondo tempo dai ritmi al rallenti è perfettamente resa. Con questa vittoria di misura la Campese mantiene la testa della classifica e prosegue il duello con la Figempa Concordia. Una gara giocata solamente nella prima frazione con la Fulgor che protesta a gran voce per ben 3 episodi molto dubbi in area ospite. Mentre noi eravamo a vedere il servizio, sì, c'è stato il raddoppio Claudio del Libraccio, sta vincendo 2-0 con la Rossonese a un quarto d'ora dalla fine, doppietta di Borreani. Borreani doppietta. Buone notizie quindi per Claudio Novella. Per Claudio Novella che sta ridendo. Andiamo a vedere invece quello che è successo in prima categoria grazie a Tecnocasa. 3 punti vendita, ve li ricordiamo, sono quelli di via Bovio 140 rosso, piazza Guicciardini 8 rosso e via Fregiano 141 rosso. Andiamo a vedere quello che è successo in prima categoria girone A dove si sta giocando Sassello Taggia. Partita peraltro è cominciata alle 17.30 ma è stata sospesa per un grave infortunio un giocatore del Sassello che è stato trasportato con urgenza all'ospedale. Sassello che probabilmente sta meditando di non continuare la partita per la causa di questo grave infortunio alla caviglia di un suo giocatore, il terzo consecutivo nelle ultime 3 gare. Sassello sta veramente si sta decimando la sua rosa. Andiamo a vedere quello che è successo con Jean-Paul Pastore.
Baia Lasso Albissola 2-0, Camporosso Pietraligure 0-0, Don Bosco Pallare 0-1, Laiguella Sant'Ampeglio 3-3, Millesimo Cugliano 1-4, San Nazario Alterese 1-2, Santo Stefano Bragno 2-3, Sassello Ottavio si sta giocando 1-0. Tony, qui Cugliano sta facendo un pochino il vuoto dietro le sue spalle. Come tu sai, l'ho già detto in tempo in nostro spezzo, che Cugliano è sicuramente la miglior forza del campionato. Assolutamente merita quella posizione, vedo che insomma può fare ogni tanto, non un passo falso, perché domenica scorsa ha pareggiato in casa, però va a millesimo a vincere 4-1, penso che tutto sommato per il primo posto non c'è assolutamente niente da dire. Per quanto riguarda il secondo e il terzo, visto che è stata un'ottima vittoria del Bragno fuori casa, sì. Il Pietra ha pareggiato, anche se sono sempre 5 punti fra la seconda e la terza, ma credo che per i primi tre posti siano queste le squadre che... Bragno che tra l'altro mercoledì ha pareggiato... Ha pareggiato il recupero di settimana, ho visto che l'Altarese dopo un po' di problemi che ha avuto è riuscito a espugnare il campo della San Nazario, la Baia Lazio che adesso sta dando un po' di continuità, la rosa era abbastanza importante, e ho visto un'importante vittoria del Pallara del mio amico Guido Grimaldo che da poco si è su quella panchina, ha vinto fuori casa, insomma adesso si è lasciato due squadre sotto, direi che anche per la retrocessione insomma è ancora tutto da vedere, però penso che per il primo posto assolutamente non ci sia niente da dire, non è neanche il caso di dire di toccarsi o non toccarsi per il Quignano, perché secondo me hanno una rosa di ampiamente più forte delle altre. Andiamo a vedere quello che è successo invece nel girone di Icone del Levante, dove il Don Bosco vince e si rimane in testa alla classifica, scongiurando quindi le altre forze di questo campionato che sta facendo davvero bene, tipo Casarza Ligure, che è quella che fino alla fine probabilmente combatterà per il titolo finale. Arsenal Spezia, Marolacqua Santa 2-2, Calvarese Vecchio Levanto 1-1, Castelnovese Casarza 2-2, Ceparana Termo Riomaio 3-0, Cogornese Sant'Erenzino 1-0, Don Bosco Valdaveto 2-0, Focemagra San Lazzaro 1-1, Mazzetta Candor Sestieri 3-2. Come detto appunto Don Bosco guida con 48 punti, segue il Casarza, il Mazzetta 43, poi via via le altre, ma sono queste le tre squadre che fino alla fine combatteranno per il primato. In coda invece la Cogornese chiude la classifica con 12 punti alla prima vittoria del girone d'andata, si sta riportando in scia delle penultime, potrebbe quantomeno rientrare per giocare i play-out. Andiamo a vedere quello che è successo invece in prima categoria, girone B, come quello di Bologna, che ho già perso con la Sampdoria per 3-1. Andiamo a vedere quello che è successo, non c'entra niente, ve lo diciamo. Liberi Sestresi Merlino 2-2, GV Cavallette 0-0, da Bologna Montoggio 1-1, Camogli Masone 3-0, Corniglianese Ronchese 2-0, Little Club Santa Maria Taro 1-0, San Desiderio Lagaccio 1-3, Sant'Olcese Don Bosco 2-2. Prima sconfitta stagionale di Santa Maria del Taro che vede allungare il gap tra lei e il Camogli che vince perentoriamente per 3-0, solito Olmo a segno anche in questa domenica, Camogli che sta facendo davvero bene e sta mantenendo le attese dell'inizio del campionato. Importante la vittoria appunto del Little Club Gimora che vince per 1-0 con un gol al 94esimo di Carbone con un tiro da centrocampo che sorprende il portiere ospite. Dopo tre domeniche, adesso un po' che... Perché prima avevo un po' di momenti di amnesia. Andiamo a vedere invece quello che è successo nel Divi Giorgio. Interrompo, arriva un messaggio da parte di un tifoso del Sant'Olcese che lamenta un arbitraggio totalmente inadeguato. Dice che è l'ora di finirla con gli arbitri bambini perché in una partita abbastanza tranquilla è impensabile lasciare una squadra in otto dopo che magari hai mandato via due giocatori per falli, non ne mandi via un terzo per... proteste, usi il buon senso e lasci giocare e non mandi via anche il mister. Peraltro anche in prima categoria girone C c'è una lamentela del Marassi, mi dicevi prima? Mentre... Sì, una lamentela del Marassi che preannuncia che farà ricorso per la squalifica di Renato Branca, espulso per doppia munizione nei minuti di recupero, quando aveva ricevuto un solo giallo durante il match. La società quindi farà ricorso anche perché dice che questo fatto sarebbe avvenuto poco dopo non aver concesso un evidente rigore al Marassi. Esatto, al Marassi, tra l'altro pare che si abbiano anche le immagini, quindi questa qua. Tanto non valgono, ma comunque se ce le hanno. Fede comunque lo fa. Esatto, tra, purtroppo. Andiamo a vedere quello che è successo in questo girone. O l'arbitro mette l'errore, se l'arbitro mette l'errore. Che è impossibile. Certo. Andiamo a vedere quello che è successo nel girone C di prima categoria.
Borgo Rapallo Cogoleto 0-3, Borzo Lissori 0-0, Genovese Celle 3-1, Cogliardi Caporecco 4-2, Moconesi Feggino 2-0, Pieve Rivalorese 0-0, San Gottardo Audace Campomorone 0-2, Via dell'Acciaio Marassi 2-1. La vecchia Audace che fa il colpaccio contro il San Gottardo in trasferta per 2-0, rimane in scia delle primissime, a 7 punti dalla capolista Cogoleto e potenzialmente a 8 dalla Genovese se dovesse vincere il match contro Ossori che deve ancora recuperare. Quindi questo è un campionato combattuto come un pochino tutti gli altri, in coda al Cella non riesce a fare il colpaccio contro la Genovese, era andata in vantaggio ma poi si è fatta rimontare nel secondo tempo di ben 3 gol, l'ultimo gol è stato segnato da Criscuolo nei minuti di recupero, quindi è stata una partita combattuta, anche se poi il grande protagonista Spattari che è entrato al 65 e ha fatto l'assist a Criscuolo. Bene, bene, andiamo a vedere la partita clou del girone B, dove il Little Club Gimora ha vinto per 1-0 con un gran gol di Carboni. Andiamo a vedere le immagini dopo un piccolo blocco pubblicitario. In regia non gliel'avevo detto, ma... Al Sanguinetti di Quarto Alto sbarca la vice capolista del campionato, l'imbattuta Santa Maria di Taro di Cesaretti, infatti cerca la quinta vittoria consecutiva per tenere il passo col Camogli contro un Little Club che non vince da più di un mese. I padroni di casa giocano però senza timori riverenziali e per primi vanno vicini al gol. Minuto 21, Carboni si esibisce in una delle sue specialità, forte la punizione dei 25 metri, attento Buongiorno a mettere in corner. La risposta dei blu crociati arriva dopo una decina di minuti scarsi con il capocannoniere in Braguglia che impegna a Torre con questa conclusione potente sì, ma troppo centrale. Sul proseguo dell'azione Dasso non riesce a servire ancora il numero 9. La prima frazione filmata e montata da Jean de Matteis si chiude con questa tremenda botta al volto subita da Scartezzini sulla punizione di Dasso e la ripresa con il primo tempo. Inizia con Little in avanti già al 10° minuto, quando Siciliano raccoglie una respinta e prova la volée di destro. La sfera però termina troppo larga. Le offensive del Santa Maria passano tutte per i piedi di Imbraguglia, che al 20° fa piede perno e conclude a rete, sfera però troppo alta. Ancora il numero 9, 5 minuti più tardi servito in verticale da Dasso, resiste alle cariche dei difensori e cerca il tocco preciso. Il 16° gol in campionato non arriva però per 2 centimetri di troppo. Il Little risponde colpo su colpo e a 5 dalla fine la bordata di Carbone ancora su piazzato, sibila vicinissimo all'incrocio dei pali. Sono però le prove generali per qualcosa di clamoroso. Clamoroso infatti è l'Eurogol di Carbone a tempo praticamente scaduto con questa invenzione, mix di potenza estro e balistica, e clamoroso è il risultato finale che vede la prima sconfitta stagionale degli uomini di Cesaretti che vedono allontanarsi la vetta e ritorna ai 3 punti del Little dopo più di 30 giorni che saranno pure un piccolo passo per il campionato, ma sono un grande passo per la salvezza. In collaborazione con Forfit Wellness Club in Albaro, per informazioni 010 8593001 oppure 393 444 6444. Devi ripristinare le facciate del tuo palazzo? Ristrutturare un appartamento? Rifare un terrazzo? Non rischiare! Rivolgiti a persone specializzate nel settore. Edil Caruso SRL, serietà, competenza e cortesia al vostro servizio. Edil Caruso SRL, professionisti in costruzioni villette e restauro conservativo, operativi a Genova e in Liguria da 3 generazioni nel campo dell'edilizia pubblica e privata. Edil Caruso, via Cantore 30, interno E. Se ti tradisce, tuo figlio frequenta una strana compagnia, i ladri ti hanno svaligiato la casa, niente paura, adesso c'è chi ti può aiutare. Investigazione e sicurezza, associata a Federpol, specializzata in investigazioni penali e private, ma anche nel fornire sicurezza. Il tuo detective privato per arrivare dove le forze dell'ordine non possono arrivare. Visita il nostro sito www.investigazionigoio.com oppure chiamaci al numero 338-426-5985. Investigazione e sicurezza, al servizio della tua tranquillità. Carmignano Hi-Fi, monitor e DVD, navigatori satellitari di ultima generazione, antifurti, allestimenti tuning, neon personalizzati e naturalmente vendita e assistenza di autoradio delle migliori marche. Carmignano Hi-Fi, il suono fedele della tua auto. Giga Joe è l'oasi dei giocattoli a San Pier d'Arena. Prendete via Cantore verso Genova, poi girate a destra in via Castelli, 10 metri siete arrivati. Giga Joe, l'oasi dei giocattoli, via d'Aste 43 Rosso a Genova. Telefono 010 41 15 66. Prendendo via Cantore verso Genova, girate a destra in via Castelli. Non potete sbagliare.
La tua squadra ha vinto, festeggia da New Cocktail. La tua squadra ha perso, consolati da New Cocktail. Il bar per tutte le occasioni. Solo da noi puoi assaggiare lo Shark Green, un po' mojito e un po' rum cooler, ma anche tutti gli aperitivi nazionali ed esteri. E poi salatini, pizzette, focaccia, primi e secondi. Ogni 10 caffè ne bevi uno gratis. Potrai partecipare alle feste della birra dello spumante. New Cocktails ha una nuova gestione. Corso De Stefanis 109 Rosso, siamo anche su Facebook. New Cocktails, se ci conosci, non ci molli più. Hai una Volkswagen? Affidati a chi le Volkswagen le conosce bene. Portala da Autosincro, l'unico service Volkswagen da Celle Ligure a San Pier d'Arena e per tutto l'entroterra Valpolcevera inclusa. Autosincro è a Genova, in via Certosa 2 Rosso, traversa di via Filla. Se ami la tua Volkswagen, portala da chi la sa curare. Autosincro, telefono 010 644 2344. Lo sapevate che Villa Fieschi è ora anche ristorante e pizzeria? Potrete gustare in una atmosfera ad altri tempi 43 tipi di pizza, con la speciale con impasto integrale, focaccia al cuoreco, farinata, ma anche pesce e carne alla brace. Villa Fieschi a Lavagna in via Arezza 12, ricevimenti e banchetti, parcheggio riservato, aperti tutte le sere. Telefono 0185 30 44 00, www.hotelvillafieschi.it. Il paradiso dei buon gustai ti aspetta. Focaccellini a Pegli in via Martiri della Libertà. Focaccia, pizza, farinata, piatti fatti in casa. Focaccia al formaggio, pane con le olive, all'uvetta, di patate, torte di verdura, dolci, brioche. Focaccellini a Pegli, aperto con orario continuato dalle 7.30 alle 20, il sabato fino alle 13.30. Fatti venire l'acquolina in bocca, ti aspettiamo. Shopping senza un aperitivo? Impossibile se siete alla Fiumara. Caffetteria Orefici, primo piano, cocktails nazionali e internazionali. E poi maracuja, vodka, zucchero, limone e succo d'ananas. L'aperitivo della casa da non perdere. Magari assaggiando i delicati stuzzichini, pizza, affettati, focaccia al formaggio e tanta musica. Caffetteria Orefici alla Fiumara, la vostra tappa obbligata. Il giovedì sera dopo l'allenamento, Time, ex Giacomo, Corso Italia a Genova. Scommettiamo? Easy play. Scommettiamo? Easy play. Scommettiamo? Easy play. Easy play ti aspetta in via Canevari 284 Rosso. Rientrati in studio, nel frattempo è finita la partita di seconda categoria, girone C, ha vinto il Borgo Crociati per 2-1. No, ha vinto il Libraccio. Il Libraccio 2-1. Per 2-1. Nel finale la Rossivenese aveva accorciato con Bisacchi, ma non è bastato. Sì, mentre invece a Taggia, Sassuolo Taggia, non sappiamo ancora com'è finita, se è finita. Noi con Tecnocasa andiamo a vedere i risultati, la classifica del campionato d'eccellenza. Facciamo un passo in avanti perché il servizio di promozione Girone B della Culmove non è ancora pronto, quindi noi invece abbiamo pronti quelli di eccellenza e andiamo a vedere quello che è successo in eccellenza guardando i risultati che il nostro Giampaolo Pastorino ci leggerà. Tanto Tecnocasa lo buttiamo dentro, sono i tre punti di vendita che vi ricordiamo, sono via Bobbio 240 Rosso, piazza Guicciardini 8 Rosso, via Ferreggiano 141 Rosso. Bogliasco Busalla 1-0, Cairese Veloce 1-1, Porenteria Ponte Decimo 2-0, Sestrese Rivassamba 1-1, Sestri Levante 3-2, Vado Fontanabuona 1-1, Vallesturla Fezzanese 3-2, Ventimiglia Loenese 4-2. In testa sempre la Cairese con 42 punti, Giorgio. Tra l'altro Giampaolo, arrivano tantissimi messaggi di complimenti per il Vado e al gol di Porrata che permette quest'oggi di spartirsi il bottino. E la Cairese lamenta un arbitraggio indecoroso. Indecoroso. Dice che abbiamo tanti belli arbitri qua in Liguria e andare a prendere quelli che fanno gli scambi, insomma, non è stato... Di Parma. Sesti Levante si sta riprendendo, bisogna vedere la classifica, abbiamo appunto, possiamo vedere appunto che il Bogliasco e la Proimperia recuperano qualche punto sulla Cairese che pareggia, e mentre invece il Sesti Levante riesce, ecco qua, con un punto di penalità, per 32 punti, e vediamo una classifica che si accorcia al vertice. In coda al Rapallo rimane ultimo, anche perché Fontanabuona, Busalla, parte del Busalla, gli altri fanno punti in coda, poi la Loanesi. Loanesi che peraltro c'è stata una partita, mi raccontavi Tony, cosa è successo a Ventimiglia? Io volevo vedere la partita del Vado, sentivo la catacronaca di Ventimiglia che sul 2-2 era riuscito a pareggiare con Cattardi con la Loanesi e poi sulla punizione di seconda detta dai giocatori e dalla dirigenza della Loanesi, a battuta di prima invece ha fatto il gol e l'arbitro l'ha convalidato, è stato un po' di problemi e poi è successo che ha preso anche il quarto gol, quello che io ho sentito per radio. Invece volevo lasciarmi oggi che sono andato a vedere Vado Fontanabuona,
non è stata una gran bella partita sicuramente sul piano tecnico, però veramente nel calcio purtroppo se non fai gol non riesci a vincere. Oggi ha avuto parecchia occasione il Vado, non è riuscito a sbloccarsi, poi all'80esimo un rigore secondo me giusto per il Fontana Buona, e Fontana Buona in quel momento erano tre punti quasi fondamentali perché scavalcava quasi quattro squadre. Infatti alla fine mi è dispiaciuto anche vedere i disperati su quel tiro di Porata deviato, hanno preso 8 reti, ripeto, il pareggio ci sta tutta la vita, però vedere i giocatori di Fontana Buona disperati come se, perché insomma erano tre punti veramente fondamentali. Peraltro poi le altre partite, Pro Imperia Ponte Decimo 2-0, doppietta di Lamberti al 30esimo del secondo tempo, al 32esimo del secondo tempo, Sesti Levante. Ha esaurito un po' la sua. No, domenica ha fatto un bel risultato, quest'oggi insomma ha tenuto duro fino al 70esimo, poi Ponte Decimo è una gran bella squadra, domenica ha messo le corde anche la Cairese, quindi... Cairese però in questo, se andiamo a analizzare, io ritengo sempre che sia la squadra più forte, però ha pareggiato con la Sestrese, ha pareggiato col Ponte Decimo e ha pareggiato oggi con la Veloce nell'ultimo mese, se non vado errato, quindi sono tre pareggi in quattro partite. Calo fisiologico? Secondo me comunque è un calo al quale le inseguitrici devono assolutamente approfittare. Comunque teniamo presente che la Veloce, benché all'inizio si diceva dovevano salvarsi e tutto, stanno facendo secondo me un campionato oltre le aspettative, sì, avendo avuto dei problemi anche di infortuni, io l'ho visto anche tre domeniche di seguito, è un'ottima squadra, giocatori importanti li ha dentro, direi che oggi il pareggio di Cairo non fa la piega da come mi hanno detto, però ripeto che la Veloce sta facendo un campionato oltre le aspettative. Poi Sport ci ha mandato le immagini che riguardano Valle Sturla Fezzanese, come la regia è pronta andremo a commentarle, tre gol nel giro di due minuti, ha fatto il gol Gandolfo al 21esimo, al 22esimo, eccolo qua. Primo gol del Valle Sturla di Gandolfo che al 21esimo minuto riesce con questo tappin vincente a portare in vantaggio i suoi, poi raddoppia un minuto dopo, sempre lo stesso numero 10 locale, e anche qua vediamo la gioia dei festeggiamenti, eccolo qua, subito dopo ripartenza in contropiede, rapidamente si portano in avanti gli uomini di Mister Ruvo. E anche in questo caso è Gandolfo finalizzatore della formazione di casa, un tiro che peraltro non sembrava irresistibile. Passano solo che due minuti, quindi dal 21esimo al 24esimo il Valle Sturla mette praticamente la partita in ghiaccio, questa volta è Caorsi Cosentino a segnare il gol del 3-0. Partita che praticamente, eccolo qua, con questo bel numero riesce a eludere l'intervento del difensore ospite e poi a segnare il gol del provvisorio 3-0. Nella ripresa, sempre prima che finisca il primo tempo, la Fezzanese con Dos Santos riesce a riportarsi in gara, il difensore brasiliano riesce a mettere alle spalle del portiere locale con questo tappin vincente che non lascia scampo al portiere. Poi nella metà del secondo tempo questo calcio di rigore assegnato alla Fezzanese permette, questo qua il rigore sbagliato da Gandolfo, e poi invece c'è il rigore segnato da Baudi che permette alla Fezzanese di portarsi a una lunghezza, questo tocco di mano in aria, l'arbitro su segnalazione dell'assistente che entra in campo, come vedete, batte Baudi e fa 3-2, poi da qui in poi non succede più nulla e la partita rimane con questo risultato. Andiamo a vedere invece le due partite che abbiamo ripreso con dilettantissimo, quello che è successo a Cairo e quello che è successo a Sestri, no Giorgia? Gian Paolo Pastorino e Gian De Matteis hanno visto per noi Carese Veloce, un piccolo blocco pubblicitario e poi col servizio di Dario Fichera e Bruno Desolo andiamo a vedere cosa è successo tra Sestrese e Riva Samba. Amici di Dilettantissimo, buon pomeriggio da Cairo Montenotte. Lucio Mendez contro il suo recente passato, Gianfranco Puscedu che ritorna nella fatale Cairo. Sono solo due dei tanti motivi di interesse di questo derby tra Cairese e Veloce. Battuta profonda dall'altra parte per scare Mendez, il tocco in direzione di Tortorolo, calcio di rigore subito a favore della Veloce. Ci sono le proteste da parte dei padroni di casa. Prendere il pallone Lucio Mendez, il grande ex della partita, va a sistemare la sfera sul dischetto, cercherà col destro di battere Binello. Batte Mendez! Ha sparato alto! Luciano Mendez! Pallone oltre la tre!
clamorosa sfumata da parte del Poggio, incredibile a Cairo. Al piede si prepara il traversone che arriva in questo momento, c'è un colpo di testa, il pallone che è uscito è stato Alessi, punta l'avversario Alessi, si tratta di Pesce, eccolo il pallone dentro l'area di rigore, Torra, Giribaldi ha compiuto un miracolo, sul neo è entrato Torra. Attenzione a questa incursione di Alessi verso l'Orieri, ancora Alessi al limite, la conclusione, ci è arrivato Giribaldi, poi Fagiola c'ha scorrere in calcio d'angolo, si allunga ancora Giribaldi, va in Fagione, c'è spazio adesso per Fagione per mettere in mezzo il pallone, Alessi cerca il numero col destro, Pozio, anzi l'Orieri in mezzo a due avversari, l'Orieri c'è libero, Fagione ha scambiato con Alessi, finisce a terra! E il calcio di punizione e l'ammonizione, fase di disturbo, ecco il fisco, la battuta di tallone col pallone che è finito alto, non di molto, contrastato da due o tre avversari, riesce a servire Mendez, ha un corridoio Mendez, dentro l'area di rigore, il gol da parte di Luciano Mendez che c'era in pubblico di Cairo, e il Poggio giustamente non esulta perché qua Cairo è stato un mito, ma la veloce è passata e ne è vantaggio con un'incursione proprio di Lucio Mendez. L'Orieri cerca spazio per la conclusione al problema di Girassi, poi si gira Giribaldi, ancora Fagione, il pallone è vivo, c'è una mischia dentro l'area, pallone al limite, poi è finito, in rete, l'ultimo tocco, forse di Chiarlone, forse di Torra, non si è capito, ma sta di fatto che la Cairese ha trovato il pareggio, i giocatori della Veloce sono tutti intorno all'arbitro. Tanta gente nel campo, il derby che è fermo da un paio di minuti, l'arbitro sta invitando tutti coloro che non devono stare dentro il rettangolo di gioco a uscire. Eccolo adesso il triplice fischio, il derby tra Cairese e Veloce, finisce 1-1. La capolista Cairese dunque rimedia nel finale un derby che ha rischiato di perdere grazie alla prodezza del solito Lucio Mendez. In collaborazione con Forfit Wellness Club in Albaro. Per informazioni 010 8593 001 oppure 393 444 6444. Sospetti che la tua badante non sia onesta? Sei titolare di un'azienda e pensi che i tuoi dipendenti siano assenteisti? Ora è la risposta ai tuoi problemi. Investigazione e sicurezza associata a Federpol, specializzata in investigazioni penali e private, ma anche nel fornire sistemi di videosorveglianza a discreta globale. Visita il nostro sito www.investigazionigoio.com oppure chiamaci al numero 338 426 5985. Investigazione e sicurezza al servizio della tua tranquillità. La tua auto ha bisogno di un lifting? Vieni dall'officina e carrozzeria Limonda. Troverai diagnosi computerizzata, ricarica condizionatori, sostituzione pneumatici, collaudo e bollino blu, sistema tintometrico di ultima generazione, verniciatura a forno, assistenza legale, gestione sinistri, soccorso stradale e auto sostitutiva con servizio ritiro consegna a domicilio. Se vuoi il meglio per la tua auto o moto di qualsiasi marca, non confonderti. Officina Carrozzeria Limonda, autorizzata Ford, in via Caffa 43 Rosso. Un servizio per te. Arcadia, da oltre 10 anni, realizza impianti sportivi con il sistema chiave in mano, occupandosi di tutte le fasi costruttive. È specializzata nella fornitura in opera di pavimentazioni sportive certificate da tutte le federazioni. Realizza, inoltre, coperture in legno lamellare semplici o con fotovoltaico integrato. I campi da calcio in erba sintetica realizzati da Arcadia prevedono l'utilizzo di prodotti omologati FIFA 2 stelle, garantendone la prestazionalità con polizze ventennali. Arcadia, Arcadia, costruzioni sportive. Immagina un posto dove trovare le più moderne soluzioni per il tuo bagno, la tua cucina, il giardino e tutta la tua casa. Smetti di sognare e vieni da Centro Bagni e Cucini. Troverai le idee più moderne per arredare la tua casa come piace a te. La miglior qualità al miglior prezzo. Siamo in Viarino Mandoli 127N, a pochissimi passi dallo stadio. Ampio parcheggio. Professionalità e cortesia vi aspettano qui alla Centro Bagni e Cucine. Vi aspetto. Scommettiamo? Easy play. Scommettiamo? Easy play. Scommettiamo? Easy play. Easy play ti aspetta in via Canevari 284 Rosso.
Se Strese arriva Sammo per i tre punti, una sfida che vale moltissimo in chiave salvezza. Gli uomini di Monteforte, galvanizzati dal successo di Rapallo, ospitano una delle formazioni più in salute della categoria. Il Riva Samba reduce dalla sconfitta immeritata di Cairo nel recupero di mercoledì. Tra il settimo e il decimo scambio di cortesia Nicolini e Rosati, il primo calcio troppo in diagonale, il secondo sull'esterno della rete. Al 24esimo dialogo Rosati di B, Rosati conclusione sui piedi di Cuccaro, palla fuori di poco. Meglio la Sestrese, ma in vantaggio passa a Riva Samba, errore clamoroso di Rovetta, Fontana ne approfitta e batte a rete, 0-1. 5 minuti più tardi Rosati recupera la palla ormai sul fondo, prima Coslo, poi Cuccaro, si vedono ribattere i tentativi a rete dal corpo di un avversario. Nella ripresa è la Sestrese che continua a macinare il gioco, poco incisivi sotto porte verde stellati e rischiano grosso al 69esimo quando Fontana e Nicolini partono in contropiede. Rovetta si oppone con i piedi al 10 ospite. Neanche un minuto sul fronte opposto, gli sforzi di Turone e compagni vengono premiati dal pareggio di Siglieri. Siluro Tarraria diretto all'incrocio di pali dei 25 metri, 1-1 e gol capolavoro per l'otto di casa. Parato il 78esimo, Rera in fotocopia non trova lo specchio della porta difesa da Tozzo. Nel finale brividi per i padroni di casa, all'81esimo traversione di Ruffino da destra, Fontana anticipa Conti, palla che rotola di pochi centimetri a lato. In pieno recupero è Rovetta a salvare il risultato opponendosi a Lasagna, bravo nel prendere tempo a Libby, debole nella conclusione Mancina. A Borzo di Sestrese e Riva Samba si spartiscono la posta in palio in un match dove forse gli uomini di Monteforte avrebbero meritato qualcosa di più. La salvezza continua ad essere l'obiettivo di entrambe. Da Borzo è tutto, a voi la linea studio. Tecnocasa ci dà la possibilità di vedere i campionati di promozione, via Bobbio 240 rosso, piazza Guicciardini 8 rosso e via Ferreggiano 141 rosso. Andiamo a vedere quello che è successo in promozione, girone A, dove è combattutissimo al vertice la classifica, vedo che il Ceriale vince, finale pareggio, insomma una bella, un bel campionato. Argentina Imperia 2-2, Ceriale Prese 3-0, Golfo Dianese Virtus Sestri 0-0, Pelies Andora 1-2, San Pierdarenese finale 1-5, San Cipriano Carcarese 1-2, Varazze Bolzanettese 3-8, Voltrese Serarico 0-0. Sì, non ti stai sbagliato Giampaolo, è stata una partita dove Tragiai ha segnato 4 gol, un risultato a sorpresa. Risultati che probabilmente. Ma Verrato l'ha segnato Ilardo con 91, che secondo me è un fenomeno e non capisco come mai giochi in Brasile. Ilardo ex Magnese, Bogliasco. Bogliasco, Magnese. Esatto. I ragazzi del Varazzi erano a ballare ieri sera, non so. No, che hanno ballato oggi in difesa. Peraltro so che ha dei problemi con col portiere che hanno da poco sostituito, quindi probabilmente uno dei problemi è anche quello. Come quello della Sestrese, diciamo. Come quello della Sestrese. Lui il portiere ha smesso per motivi personali. Ha smesso per motivi personali. Sì. No, volevo dire del campionato, come ne parlavo prima con te, per quanto è finito, scusami. Per quanto riguarda il Cereale, io ripeto, è stata l'ennesima sorpresa quella di quest'anno, ma a questo punto non è più una sorpresa. Però secondo me queste sono le tre partite fondamentali, come abbiamo visto prima, intanto domenica c'è un test importante in Cereale con Serarico, e poi fra tre domeniche c'è l'altra squadra che secondo me in questo momento sta andando a mille, che è finale, c'è lo scontro diretto finale Cereale fra tre domeniche. E penso che fra due o tre domeniche si capirà qual è, però in questo momento sicuramente sarà valida. Comunque le squadre, se ritorniamo con la classifica, sono quelle. Quella che si gioca meglio tra queste tre squadre? Forse Ceriale. Secondo me Ceriale sicuramente gioca meglio. Anche se io settimana... Prende meno gol, però in finale forse ha qualche giocatore più, però in questo caso vuol dire, facendo i complimenti all'allenatore Gervasi, però secondo me in finale ha qualche giocatore più di categoria, più bravi, ma sicuramente come squadra forse il Ceriale... Se non sbaglio è la miglior difesa con 10 gol subiti. Sono preparato, Capra era il centravanti dell'Alloanesi che ha fatto la seconda in eccellenza. Quindi... In settimana ho visto un recupero tra Voltrese e Andora. Voltrese che gioca veramente un bel calcio, ha due attaccanti che sono veramente formidabili, Mori e il Bomber che ha fatto 17 gol, Cardillo, 16 gol capocannoniere. Un altro giocatore sprecato per la categoria. Due giocatori strepitosi hanno fatto 23 gol in due. Comunque volevo dire una cosa, scusami, per quanto riguarda Varazze, che a me dispiace perché ho degli amici che giocano lì, dei ragazzi molto giovani. Io ripeto, non ho visto la partita, non voglio giudicare, ma io a prescindere sia dal giocatore che dall'allenatore, farmi fare 7-8 gol, secondo me deve essere successo qualcosa di veramente che... casualità, perché secondo me è veramente antisportivo, secondo me non esiste prendere otto gol, non esiste. Ne ha fatti anche tre però, Ma sì, però non... Ma non sei 5 a 3, 6 a 3. Sei a 3, secondo me... Ma giocatori in campo, cioè... Questo, secondo me è successo giù. Personalmente io, e non dico il nome di questo collega che mi è successo un paio di anni fa,
che sul 5-0 hanno continuato, insomma io dico che nel calcio sia buona ruota, no? Però umiliare così l'avversario, secondo me, ripeto, non l'ho vista, magari sono tutti tiri da fuori area, il portiere è svenuto, non lo so io. Però secondo me 8 sono tanti. Giorgio, arriva dei messaggi? Giusto. Sì, complimenti, anzi 4 volte complimenti a Tragiai e poi un tifoso dell'Argentina che dice neanche se andassimo a Lourdes, la federazione manderà arbitri competenti. Anche oggi si è ammettato l'espulsione di Notari al 90esimo ed è stato pareggio per l'impegno. Tante lamentele sugli arbitri quest'oggi? Quest'oggi tante. Andiamo a vedere quello che sta invece nel girone B, dove si gioca a chi fa meno. In testa la classifica, la Cumul non riesce a fare i 3 punti. Matteo, adesso sono ben 5 giornate che la Cumul non fa successo pieno, i 3 punti vendita di Tecnocasa, che vi ricordiamo, ci dà la possibilità di vedere i risultati della classifica. Subito dopo il Campomorone accorcia vincendo ed è una delle squadre temibili per la vittoria finale. So che in settimana la Cumul, in settimana, notizia di ieri, ha preso Scordo, ex giocatore della Capranese, quindi un rinforzo. Sì, ha giocato praticamente 10 minuti, un quarto d'ora, perché chiaramente è arrivato venerdì, ieri ha firmato e si è allenato pochissimo, però è un giocatore sicuramente che va a prendere in organico il posto di Granvillano e speriamo che ci possa essere utile. Può credere la San Margheritese che risale la china, ma andiamo a vedere i risultati con Giampaolo Pastorino. Baiardo Canaletto 0-0, Borgorati San Margheritese 0-4, Campomorone Real Valdivara 2-0, Culpolis con le di Luni 1-1, Livorno Facevara 2-1, Magrazzuri Athletic Club 3-1, Malassana Taros 1-0, Ortonovo Castelletto 1-0. La classifica dice anche che in coda in questo momento i play out non si giocherebbero tra la penultima e la quintultima, perché la forbice è già superiore ai 9 punti previsti dal regolamento, mentre invece si potrebbe giocare ancora quello tra Livorno e Malassana. Quindi il Castelletto, se non comincia a scivolare punti, potrebbe retrocedere direttamente assieme al Facevara in questo momento, viceversa, al Facevara, se non comincia a recuperare qualche punto, la gloriosa Folbas, ex Folbas, si ritroverebbe a rigiocare in prima categoria, un campionato che è davvero inusuale. Non conosce. Esatto. Andiamo a vedere i due servizi, Giorgia? Andiamo a vedere il servizio che riguarda la partita tra Voltrese e Serra di Cocche, che l'ha confezionato per noi Marco Fiori e Ugo Nuzzo, e poi la partita tra Culpolis e Colli di Luni, tutto fatto da Enrico Fibus. Tutto fatto, perché tu ti hai dietato il pacco, non so. Rientriamo in studio, abbiamo un problema tecnico, rientriamo in studio e andiamo a commentare quindi questo girone di Matteo, con la Cool Move che si vede rimontare, insomma, però anche quelle dietro non è che stanno facendo tanto meglio, perché faccio un esempio, se il Campomorone avesse vinto le due partite che ha giocato quest'ultimo periodo, invece le ha pareggiate entrambe, si troverebbe davvero a contendere il primato. Non c'è dubbio, questo è sempre stato un girone storicamente molto livellato e sicuramente con una quota promozione primo posto molto bassa. È chiaro che sì, se pensi che nel girone di ritorno la Culm ha fatto 4 punti in 5 partite, l'ha andata a 12, sì. Tutto sommato. Peraltro di positivo c'è che oggi ha segnato Spirillo, che è un giovane del 92. Del 92, ma noi giochiamo con tantissimi giovani. Non è questo caro, perché secondo me è fisiologico, abbiamo tanti giocatori giovani, non siamo la corazzata come era la Valestura l'anno scorso, ci può stare un leggero calo, magari il tiro che nel girone d'andata ti finiva nel 7, questa volta prende il palo e te ne devi giocare con tutti, ma questo è un girone particolare, io giovedì ho visto il Castelletto, che ad oggi sarebbe condannato all'altro, c'è una squadra temibilissima che avrebbe meritato sicuramente la vittoria contro il Borgorazzi. È un girone particolare, dove andare a giocare con l'ultima in classifica, comunque fa caccia, noi a Focevara ci abbiamo perso, per esempio, 2-1, poi ci sono 40 punti di differenza, purtroppo è così. Scendendo di categoria, dalla regia mi dicono che in prima categoria, girone A, Sassello, Taggia, risultato sull'1-1, l'arbitro ha sospeso la partita, ma non riusciamo a sapere le motivazioni per la quale la partita è stata sospesa. Doveva andare via. Sta innamorato, domani è San Valentino. Giorgio, domande. Il messaggio per Matteo dice che se la Culm fosse nel girone A si troverebbe a metà classifica. Condividi? No, non sono assolutamente d'accordo. Io penso che ci sia una differenza sostanziale. Il girone A ha due formazioni su tutte che hanno speso tanto ed è molto meno difficile andare a vincere contro le squadre di bassa classifica. Quindi il numero dei punti è elevato. Però se è vero che il finale e forse anche l'Imperia possono essere due corazzate, però io credo che la
cui poi non abbia niente meno del Ceriale dall'Andorra, che sono state in testa alla classifica e sono squadre di giovani come la cui poi. Queste qua secondo me sono discorsi che lasciano il tempo che trovano, anche perché sono due campionati completamente diversi. Nel girone A, quando vai a giocare a Savona, a Imperia, porti molto di più le scarpe da pallone, perché sono squadre comunque che ti aspettano per giocare. Quando vai a giocare invece dalla parte di Spezia, secondo me porti molto di più la sciabola, perché a Spezia comunque ti aspettano da sempre. Giorgio, domande? Allora, intanto un messaggio per Claudio da parte di Davide Singhieri, che dice che ti sei rifatto dall'anno scorso Franco Franchi. Però non sappiamo cosa significhi. No, niente, è una cosa personale, mi prende in giro già dall'anno scorso. Comunque, visto che ha fatto un gran bel gol, è un ragazzo che merita, un ragazzo che sicuramente... Invece, parlando con Toni Santarelli, la settimana scorsa abbiamo fatto una polemica del tipo che non si riescono a trovare le squadre per... Come mai non si riescono a trovare le squadre per gli allenatori? Cosa? Come mai gli allenatori... Perché evidentemente non siamo bravi, faccio diplomatico, dai Claudio. No, non mi piace fare del vittimismo, ci mancherebbe. Siamo in tanti ed è giusto che ci sia un giro. Poi sicuramente qualche collega magari non è molto corretto. Mi veniva in mente oggi un'intervista di Mihajlovic in Serie A, dicendo che c'erano un sacco di gufi, tra cui persone che si sono offerte alla società per allenare. Secondo me prima di essere allenatore bisogna essere uomini. Comunque non è un problema, io quest'anno sono a riposo, ma forzato, ma è un giro, capiterà anche l'occasione. Noi stiamo aspettando i due servizi di promozione, abbiamo un problema tecnico, li manderemo uno dopo l'altro e poi chiuderemo anticipatamente la trasmissione. Un'ultima domanda per Claudio? No, ancora tanti elogi per Claudio, per il suo organico, comunque voi avete Bomber Solidoro, che è il bomber della categoria, e anche Bomber Serra, che è anche andato a segno. Certo, sì, Serra ha giocato, mi sembra, 11-12 partite, con i due di oggi credo sia andato a 9. Perché ha avuto un paio di infortuni, Solidoro è partito benissimo, tra Coppa, dove ha giocato solo degli spezzoni, e campionato ha già fatto, mi sembra, 22-23 gol, sicuramente sono due elementi fondamentali per noi. Ma non dimenticherei che in rosa abbiamo anche Arlo, Simon Arlo, che per problemi di lavoro è a Bologna, quindi non può allenarsi molto, ma sicuramente è un giocatore su cui poter contare sempre e sicuramente di categoria. Ne avete intanto firmato dalla Voltrese, Voltrese Stara Ricco 0-0, e subito dopo manderemo quello della Culmun Police e chiuderemo probabilmente con la sigla, perché siamo veramente sui limiti dei minuti. Del bomber Cardillo contro il Serra Ricò del Duo Guastafeste di Pietro Rotunno. Con le immagini riprese dal nostro operatore Ugo Nuzzo andiamo a vedere. Subito nella via al nono minuto il Serra Ricò a rendersi pericoloso. Numero di Rotunno sulla fascia. Il suo cross tagliente non trova nessuno pronto per la deviazione vincente sotto misura. Insiste il Serra Ricò al 20° minuto Piacentini, bel numero sulla fascia. Sponda per la corrente Rotunno. Tiro in piena corsa, bloccato in tuffo dei Valdi. Alla mezz'ora si fa viva a Voltrese, punizione dalla media distanza di Icardi, rasoterra velenoso che perfora la barriera e si vira sul fondo, con Romeo preoccupato a veder sbirare il pallone. Al 39° gran pallone di Cardillo, in area, per Mori, botta sotto misura, ma Romeo si supera e con gran riflesso devia in angolo. Al 44° Serra Ricò insidioso, ripartenza imbastita da Piacentini, che taglia per Ferraro, cross con il contagiri del numero 10 ospite per Rotunno, che di testa in piena corsa sfiora il palo. Un primo tempo con poche occasioni da rete e con i portieri entrambi allerta. Dopo un avvio di secondo tempo a vario di occasioni, la partita si nervosisce. A fare le spese è prima Castagnoli, espulso per somme di ammonizioni, e subito dopo Mori, rosso diretto per proteste. Al 76° stessa sorte tocca Icardi. Voltrese in 8, Serra Ricò in forcing serrato. All'84° Rotunno a provarci, con un destro al volo, in piena area, pallone rimpallato in corner. Finisce 0-0. Finisce 0-0 il big match fra Voltrese e Serra Ricò, un punto che vale triplo per la Voltrese vista la netta superiorità numerica per via delle tre espulsioni, due squadre che comunque senz'altro fino alla fine del campionato diranno la loro. È tutto. La sfida tra la capolista Culmun Police, 9 punti di vantaggio sulle inseguitrici, ma ancora l'asciutto di vittoria nel girone di ritorno, e la rivelazione con le Diluni si apre al minuto 16, quando i ragazzi di Mister Battiston passano in vantaggio. Grande lavoro di Rizquai sulla destra, velo di Vassallo e rete di rapina del giovane Spirio, classe 92 e primo suo centro in questo campionato. Culmun Police ancora pericolosa al 29°, ottima intuizione di Spirio che libera la conclusione Rizquai, fendente che sfuma sul fondo. Nel momento di maggiore
rigore della Kulm, il Colli di Luni perviene inaspettatamente al pareggio. Punizione dalla tre quarti di Capitan Giannini, Pavoni è bravo a deludere la marcatura e a trafiggere da pochi passi Invesi. Si passa alla ripresa, è il 49esimo quando Pavoni serve ginocchi al limite dell'area. Il suo sinistro non è preciso. Al 55esimo Barsacchi ci prova dalla distanza, Grilli neutralizza la conclusione. Al 61esimo e al 63esimo la Kulm Polis si rende nuovamente pericolosa. Prima Astuto si destreggia al limite, il suo tiro risulta debole e non impensierisce Grilli. Poi Rizquai che con la sua conclusione di destro impegna severamente l'estremo difensore ospite. A metà ripresa Battiston schiera il neoacquisto, Antonio Scordo, classe 1983, già bomber di Camogli, Caperanevera, palle Fontanabuona. Al 69esimo ottima incursione di Astuto sulla sinistra, la sfera sibila non lontano dal palo finendo la sua corsa a fondo campo. Sul rovesciamento di fronte occasionissima per il Colli di Luni, Pavoni si esibisce in dribbling saltando due avversari ed appoggiando la palla alla corrente ginocchi. Quest'ultimo, seppur scordinato, conclude a rete. Fondamentale l'intervento risolutore di Molinari che libera salvando la propria porta da un gol quasi certo. Sul finire di gara merita citazione la punizione di Scordo, di poco alta sopra la traversa. Segno X che continua ad accompagnare il cammino della Kulm Polis in questo girone di ritorno. Colli di Luni, squadra ostica che con l'azione di Pavoni e ginocchi sul finire di gara avrebbe potuto raccogliere il bottino pieno. Siamo in chiusura, domani questa trasmissione la potete rivedere su Telegenova a partire dalle ore 8, se non replica su Tele di Curia alle ore 20.45. I messaggi che non siamo riusciti a leggere questa sera li leggeremo domani in speciale Dilettantissimo Lega Pro a partire dalle 19.30. Ciao a tutti, buona serata. Wellness Club in Albaro, per informazioni 010 8593001 oppure 393 444 6444.